Un anno straordinario, seppur in modo molto diverso per le due squadre del Tiguglio che militano in Serie C. Per il Sesto Levante il 2023 è stato l'anno della storica promozione tra i professionisti, una categoria che mancava da 74 anni e un traguardo ottenuto dominando il proprio girone di Serie D, con la certezza matematica già ad aprile. Una superiorità nella categoria ribadita anche con il titolo simbolico di campione di Serie D con la vittoria della Pool Scudetto, il mini torneo tra le vincitrici dei gironi. Gli ultimi mesi, coincisi con il girone di andata nel campionato, il campionato di C è stato tra alti e bassi, una squadra che gioca bene ma raccoglie meno di quanto potrebbe in termini di risultati. Al momento la classifica dice 18° posto, quindi zona play-out. C'è poi la difficoltà di giocare le partite casalinghe lontano dallo stadio di casa, il Sivori, dove al momento sono in corso i lavori di adeguamento. Cercheremo di lottare con tutte le nostre forze per mantenere la categoria, nonostante le difficoltà che ci sono. Nonostante la cosa che mi dispiace di più è il fatto che la nostra squadra non possa godere del tifo dei propri sostenitori, che è risaputo che quando giochiamo con il Sivori sono l'uomo in più. Per la Virtus Entella la prima parte del 2023 è stata molto positiva, con 13 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta che hanno consentito ai biancocelesti di rimontare e lottare fino all'ultimo per la testa della classifica. Poi l'uscita di scena ai playoff e la difficile partenza in questa stagione, culminata con la sconfitta nel derby e l'esonero dell'allenatore Gennaro Volpe. Il presidente Gozzi annuncia lavori allo stadio comunale, sarà rifatto il manterboso, non si sa ancora se interamente sintetico o un misto erba sintetico. Il desiderio nel prossimo futuro è di allungare la copertura sui distinti e costruirne una sulla gradinata dei tifosi di casa. In campionato adesso l'obiettivo è risalire rispetto all'attuale nona posizione. Noi facciamo delle squadre in Serie C per guadagnare la testa della classifica e se possibile risalire dove siamo stati 6 anni, perché io voglio sempre ricordare che abbiamo tenuto e questo gruppo dirigente è stato capace di portare l'Entella in Serie B e di tenercela 6 anni.